Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Vi saluto tutti, cari confratelli. Saluto le nostre care suore di San Camillo, fondate dal Beato Luigi Tezza, quindi per loro è un momento davvero straordinario questo. Saluto le autorità civili, le forze dell'ordine. Saluto tutti voi, cari fratelli e sorelle. È un momento bello, gioioso per la Chiesa, quello di ricordare una figura che è stata riconosciuta portatrice di un'esperienza di santità. Io ero presente a Roma quando è stato beatificato il padre Luigi Tezza. Non ero lì per lui, ero lì per il vescovo di Treviso e Vicenza, Monsignor Farina, e in quell'occasione ho visto questo volto. Io conoscevo già le suore di San Camillo, certamente. È stato un momento che poi ho ricordato sempre. Quando è venuto a Vittorio Veneto, ho scoperto che era di Conegliano, che era quindi stato nel seminario di Treviso i primi anni, ed era vissuto frutto di questa terra, e non solo certo, ma anzitutto come frutto di questa tradizione religiosa del nostro territorio. Quindi ringraziamo il Signore per questa figura e per tanto bene che attraverso di lui ne è derivato per la Chiesa e per il mondo intero, perché io credo che il servizio che le figlie di San Camillo compiono non è solo per chi è cristiano, ma è per tutti, per chi è nella sofferenza e nel bisogno, come d'altra parte insegnava padre Luigi Tezza. Con questi sentimenti iniziamo la Santa Messa, chiediamo umilmente il perdono del Signore per essere più degni e più disponibili a incontrarlo nella sua parola e nel pane eucaristico. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi alla comunione con il Cristo nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Esse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo nome, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia, egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Yeah.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti, invece, glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome». Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Galilea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». E lui, Giovanni, portava un vestito di pelle di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire contro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò
ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di porgergli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Lode a te. Mi sembra davvero bello che le celebrazioni per il 100° anniversario della morte del Beato Luigi Tezza, che cadrà in settembre del prossimo anno, che questo inizio cada qui a Conegliano, dove egli era nato nel 1841, cada nel tempo di Avvento. L'Avvento, come sappiamo, è il tempo liturgico che ci invita a preparare la via del Signore, la via cioè attraverso cui il Signore giunge a noi e insieme la via attraverso cui noi possiamo incontrare Lui. Raddrizzate i suoi sentieri, dice l'antico profeta. Superate cioè la tentazione di andare per strade vostre, strade che non ci portano né ad incontrare il Signore né ad incontrare i fratelli. Un tempo, quello di Avvento, in cui noi siamo chiamati a ravvivare la relazione con il Signore e contemporaneamente ad ravvivare anche una relazione di carità fraterna con il prossimo. In questo senso mi ha molto colpito una frase significativa e potremmo dire radicale del Beato Luigi Tezza: tutto in Dio, per Dio, con Dio, disposti per la carità a fare sempre più doloroso sacrificio massime verso i poveri infermi. Tale generosità sia di ogni istante e nei dettagli più piccoli della vita. Un programma di vita, un programma di santità, certamente. Ed effettivamente nella sua vita Padre Luigi si sforzò di compiere tutto questo affrontando sacrifici, tribolazioni, prove, con una fede straordinaria, tanto che ancora vivente nella città di Lima, dove rimase per ben 23 anni, cioè fino alla morte, lo chiamavano il Santo di Lima. Era già diffusa l'immagine di una santità ancora lui vivente. In più di una circostanza dovete anche subire delle calunnie da parte di persone che per invidia o per altri motivi volevano ostacolare il suo ministero. Padre Luigi non si scoraggiò, ma si affidò totalmente alla relazione con il Signore. Tutto in Dio, per Dio, con Dio. Una relazione totalizzante. Si affidò totalmente a questa relazione con il Signore, convinto che il sacrificio affrontato con amore e speranza può produrre frutti di bene per le persone, per la Chiesa e per il mondo intero. Le opere di Dio, diceva, devono essere cementate e fortificate dal sacrificio, cosa che lui sperimentò, non solo disse, ma effettivamente attuò.
parole che riecheggiano quelle che abbiamo appena ascoltato nella seconda lettura: il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù. Sull'esempio di Cristo Gesù. Questo fu il criterio, questa fu la regola della sua vita e del ministero di Padre Luigi Tezza, e questo fu anche il segreto della sua santità. Tutto in Dio, per Dio, con Dio, sull'esempio di Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore per il suo esempio e la sua testimonianza. Invochiamo, dal momento che è riconosciuto beato, invochiamo la sua intercessione, perché anche noi possiamo porre ogni nostra speranza nel Signore Gesù e in quel Dio, nostro Padre, che sempre ci accompagna e ci sostiene. Anche per noi, tutto in Dio, per Dio, con Dio. E insieme invochiamo dallo Spirito il dono della perseveranza e della consolazione, queste parole che tornano con insistenza nella seconda lettura. Il Dio, il dono della perseveranza e della consolazione, perché in questo tempo di avvento, che anche quest'anno ci viene donato di vivere, Dio ci conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù, come ha fatto Padre Luigi Tezza, col suo aiuto e la sua intercessione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, pieno di sé. Dio da Dio, luce della luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza. Risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, invochiamo con fede Dio Padre, datore di ogni bene, perché ci sostenga nella fede e ci disponga ad accogliere con gioia la venuta del Salvatore.
Ripetiamo insieme. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per la Chiesa, perché prendendosi cura dei miseri e degli oppressi, testimoni sempre che la vera riconciliazione portata da Gesù comincia con la conversione dei cuori, preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per i poveri, aumentati a dismisura a causa di guerre e politiche economiche errate, perché la misericordia di Dio orienti i nostri cuori a progetti di pace, solidarietà e condivisione. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Perché tutti coloro che vivono nella sofferenza, nella solitudine e nell'incomprensione possano incontrare fratelli e sorelle disponibili a condividere la loro croce quotidiana. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Perché l'esempio di vita del Beato Luigi Tezza sproni tutti i cristiani a un aumento impegno nel cammino di santità, ricercando sempre la volontà di Dio in ogni momento della loro vita. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Perché sull'esempio di amabilità del Beato Luigi Tezza con i giovani del suo tempo, ognuno di noi ci faccia promotore delle vocazioni alla vita consacrata per l'annuncio del regno di Dio nel mondo della sofferenza e della malattia. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. Per noi che ci prepariamo a Natale, perché con l'aiuto della Vergine Immacolata impariamo ad avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Gesù Cristo. Preghiamo. Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace. O Padre, fonte della vita, ricolmaci del tuo Santo Spirito, perché il nostro impegno evangelico annunci il sorgere dei nuovi cieli e della nuova terra, per Cristo nostro Signore. Amen. Oh.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presentiamo. All'estrema povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie ed innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tremendo e glorioso, passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Santo, 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 santo il Signore, il Signore. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Leonardo, il Beato Luigi Tezza e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Yeah.
che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno.
preghiamo. Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica. Per la partecipazione a questo sacramento, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo, per Cristo nostro Signore. Preghiera a Dio Padre per intercessione del Beato Luigi Tezza nel centenario della sua nascita al cielo. Signore Dio, Creatore e Padre, a te la nostra gratitudine per la vita, la vocazione e la santità del Beato Luigi Tezza che veneriamo nel centenario del suo transito al cielo. Aiutaci a custodire e a attualizzare la memoria grata della testimonianza di fede, tutto in Dio, tutto per Dio, tutto con Dio. Signore Dio, Figlio Redentore, a te la nostra gratitudine per la passione per il regno di Dio che ha bruciato nell'anima e nelle opere del Beato Luigi. Aiutaci a discernere e ad imitare con creatività la testimonianza di amore, disposti per la carità a fare sempre più doloroso sacrificio massime verso i poveri infermi. Signore Dio, Spirito Santo, a te la nostra gratitudine per il fiducioso abbandono che il Beato Luigi ha nutrito quotidianamente nell'opera della tua provvidenza. Aiutaci a vivere anche nella notte della prova la testimonianza della speranza. Dio sa ciò che fa e fa tutto per il bene. Lasciamoci condurre dalla sua sempre amabilissima volontà. Egli che ha toccato corpi con samaritana compassione per sfiorare la loro anima con materna premura, interceda presso Dio
il dono di incarnare il Vangelo della misericordia affinché dal nostro cuore e dalle nostre mani sgorghi la generosità di ogni istante e nei dettagli più piccoli della vita. Amen. A sedere un attimo. Per ascoltare il mio grazie, un pensiero del sindaco e anche della superiora. Il mio grazie è un grazie commosso. Per me questi sono stati 3 giorni straordinari. Grazie al vescovo che ha messo in moto tutta questa formazione che abbiamo fatto in questo tempo. È di casa, il Beato Luigi Tezza. Voi sapete che nessuno è profeta in patria sua e succede che anche per colpa mia il Tezza era abbastanza dimenticato. Sono stati giorni di grazia e un'occasione per scoprire delle profondità che non immaginavo e che devono tradursi nel mio sacerdozio in una maggiore attenzione ai malati e alle persone che soffrono. Quindi grazie di cuore al Vescovo che ha dato l'input a tutto questo. Poi vorrei ringraziare tutti i sacerdoti che sono qua, i diaconi, un grazie speciale alle suore. Io vi conoscevo da quando venivo a trovare gli anziani lì alla casa Fensi, ma ho potuto conoscervi meglio in questo tempo, conoscere la vostra fede, la vostra speranza, il vostro coraggio. Quando c'era qualche difficoltà la superiora mi diceva non ci pensi perché il santo farà il miracolo e mi dava davvero una grande serenità. Grazie, grazie tantissime. Devo ringraziare in maniera particolare l'amministrazione comunale. Quando abbiamo messo in moto la macchina, siamo partiti con voi, suore, in comune. E sono stati incontri
straordinari, incontri di massima apertura. Adesso io lo annuncio ai chierichetti, dobbiamo andare giù con l'amministrazione comunale dove è sepolto il santo. Mettiamo in prospettiva anche questa uscita. Grazie per quello che siete, grazie per quello che fate. Grazie a voi per la collaborazione così delicata, così bella, che sposa benissimo quello che anche il Vescovo ha detto, è un santo, ma è anche un grande cittadino. E credo che sia la nostra parrocchia che tutto il comune possa essere fiero, possono essere fieri di un personaggio così, davvero esemplare. Poi i grazie a tutti. A Bianco, ieri sera avevamo anche ieri pomeriggio avevamo anche il vicequestore qui. Tutte le autorità che sono qua, militari, i vigili del fuoco, oggi la loro festa, anche Santa Barbara, stasera faremo la messa anche con la loro presenza. Grazie alle autorità militari e vigili, all'ex sindaco, al sindaco attuale, grazie a voi che avete cantato, grazie a voi ministranti, grazie di cuore a tutti. La parola al sindaco. Grazie Don Pierino, saluto la Sua Eccellenza il Vescovo, tutte le autorità civili, religiose, militari, un saluto al coro, li ringrazio per averci allietato la celebrazione, un saluto però grande alle sorelle, ho avuto piacere a Grotta Ferrata di essere ospite vostro a settembre, devo dire che c'è stato veramente un feeling incredibile. Dicevi Don Pierino, 3 giornate. Incredibile, è vero, io per questo vorrei ringraziare tutti coloro che sono adoperati, un particolare grazie anche a Enzo Perin che in questo è stato diciamo fondamentale perché ha partecipato a tutte le riunioni, è riuscito a organizzare e devo dire che Beato Luigi Tezza veramente andrebbe studiato nelle scuole, dicevi anche un grande cittadino, questo è vero, anche una grande famiglia perché a partire dal padre, medico, a lui, alla madre che poi ha fatto una scelta coraggiosa quanto il figlio, devo dire che è un esempio di generosità unico e partire proprio da Conegliano, pensare che questa grande persona, questa grande personalità sia nata qui a Conegliano ci rende tutti orgogliosi come hai detto te prima, è un orgoglio che sentiamo tutti dentro che però deve anche responsabilizzarci, deve farci capire che figure come questa, ciò che loro hanno incarnato e ciò che loro portano ancora oggi è un messaggio attualissimo che però dobbiamo essere noi a portare con le nostre gambe nelle famiglie, con le persone che conosciamo, facendo in modo che questo beato che noi speriamo, vedo Floriano all'epoca, è stato beato con Ciaro Floriano, speriamo che il prossimo anno tutti noi si possa avere qualche bellissima notizia, deve essere reso sempre più vivo ed attuale, perché il suo messaggio è vivo ed attuale. Le parole che ha letto il Vescovo Sua Eccellenza durante l'omelia sono parole importanti che ci fanno riflettere. Io non voglio aggiungere tanto altro, voglio dire che siamo un paese che ogni tanto ha la memoria corta, ecco. Dobbiamo invertire questa tendenza qua, dobbiamo farci portatori di un messaggio che è un messaggio che non è solo un messaggio di grande profondità religiosa ma anche un messaggio civile importante, perché spesso tendiamo a distinguere questi due lati, invece sono due lati che sono strettamente connessi. Per cui grazie veramente perché ci avete fatto vivere dei momenti straordinari e con un'emozione che abbiamo respirato grazie a te, Don Pierino. Eccellenza Reverendísimo Monseñor Conrado Pizzolo, Vescovo de Vittorio Veneto, Molto Reverendi Don Pietro Bartolin, Parroco di questa Chiesa, Reverendi Sacerdoti Concelebranti, Signore Fabio Chis, Sindaco de Conigliano, Collaboratori
in speciale Enzo Perin, e a tutte le autorità civili e religiose, istituzioni e associazioni, cittadini di Cornigliano, in particolare i giovani, e tutti voi, fratelli e sorelle, qui convenuti per le celebrazioni in onore al Beato Padre Luigi Tezza. È con grande gioia che vi porto il saluto della nostra Superiora Generale, Madre Celia Andrighetti, unito ad un ringraziamento cordiale per le vostre partecipazioni a queste celebrazioni per fare memoria del centenario della nascita al cielo del Beato Luigi Tezza, figlio di questa terra. Al Signore il nostro inno di lode e di ringraziamento per le meraviglie compiuti del Beato Luigi Tezza. La celebrazione di questo centenario ci offre l'opportunità di approfondire la conoscenza di questo uomo che ha fatto della sua vita un dono per gli altri, continuando in terra la missione di Gesù il Buon Samaritano, dell'uomo ammalato e sofferente. Noi, figli di San Camillo, nato dal suo grande intuizione e dell'ascolto contemplativo della volontà di Dio, siamo riconoscenti a questa cara città di Cornigliano per aver dato il Natale a colui che per noi è stato, oltre a che fondatore, un vero padre. Con la fondazione del nostro istituto ha fatto sì che il carisma camilliano, che si esprime nella cura amorevole e materno ai fratelli sofferenti, allargar i suoi orizzonti. Il Signore, per intercessione della Vergine Maria delle Grazie e del Beato Luigi Tezza, benedica questa comunità di fede, le famiglie, i giovani, gli ammalati, e conceda alla sua Chiesa una fioritura di vocazioni sacerdotali e religiose. Concludo questo ringraziamento con le parole di un testimonio ignoto che dopo la sua morte del Beato Luigi Tezza fece circolare un'immagine con la seguente inscrizione: fu amato come padre e venerato come santo. Egli non è più in mezzo a noi, però della sua tomba ci fa udire i suoi insegnamenti. La sua figura e il suo comportamento erano quello di un angelo, la sua parola quello di un ministro del Vangelo. Il suo cuore era scrigno di nobilissimo affetti. La sua amicizia fu una cattedra d'oro che imprigionò senza violenza mille di cuore. E la sua missione sempre è stata portatrice di salvezza. Passò in mezzo a noi con una visione celestiale, sempre buono e umile, sempre affettuoso e caritatevole. La fe era il principio delle sue opere, la bontà lo rivestiva come un manto e come diadema lo coronava. Che il Beato Luigi Tezza ci benedica sempre. Grazie. È brutto e scorretto replicare, ma ho fatto una dimenticanza troppo grave. Devo ringraziare Tenda TV, per la quale noi abbiamo raggiunto, credo, un 23 paesi dove voi siete distribuite per il vostro ministero, per il vostro servizio. Grazie di cuore ancora a tutti. Prima della benedizione conclusiva ricordiamo che la figura di Beato Luigi Tezza, accanto alla figura del Beato Luigi Tezza, non va dimenticato né la Beata Vannini, quindi c'è una
una figura di santità molto vicina, né la sua mamma che è stata ricordata. Io ricordo che quando è stato fatto la beatificazione in piazza San Pietro, c'era un prete di Vittorio Veneto che non mi ricordo più, e disse: ma dovrebbero fare beata anche sua madre? Era una santa, è morta in concetto di santità. Quando lui si è fatto camilliano, a un certo punto era incamminato con sicurezza, la madre è entrata nel convento del monastero delle Visitandine a Padova, dove ha vissuto fino alla morte, è morta in concetto di santità, quindi una santa donna. Ha ragione il sindaco proprio nel dire che c'era una famiglia, una grande famiglia, e questo veramente è una memoria che la città di Conegliano deve ricordare. Mi piace quella sottolineatura, ed è vero, e dobbiamo farlo. Forse, se è la volontà del Signore, il Beato Luigi Tezza sarà il primo che arriva alla santità, perché hanno avviato il processo di canonizzazione, no? L'anno scorso abbiamo fatto anche una liturgia ai Santi Martino e Rosa proprio per l'avvio del processo di canonizzazione. E ecco, se è la volontà del Signore, noi siamo ben lieti di averlo non solo tra i nostri beati, ma santi, primo di una schiera che poi speriamo che possa continuare con Papa Luciani, con il padre Cosma Spessotto, con madre Suor Maria De Coppi, che è martire di pochi mesi fa, e così via. Quindi abbiamo una schiera, un plotone di cristiani provenienti dalla nostra terra che sono figure di santità, e questo credo che debba incoraggiarci e stimolarci anche noi in questo cammino. Il Signore sia con voi. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. Amen. E per intercessione del Beato Luigi Tezza, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.